Allora, saluto tutti i convenuti che provengono fra l'altro anche da sedi distanti, quindi hanno già alle spalle qualche ora di viaggio per arrivare qui. Saluto e ringrazio veramente con molta partecipazione gli amici, colleghi che provengono da sedi come Roma, Elio Pilodi e Paolo Colarossi, Torino, Riccardo Roscelli, Pierluigi Properzi dall'Aquila, che sono qui a testimoniare un apporto sostanziale dell'interazione tra come si realizza il territorio, quali tracce abbiamo conservato in termini di qualità, in termini di paesaggi del territorio e come oggi siamo sempre più attenti a conservare la qualità dei paesaggi, anche se non ci fosse stata questa ultima considerazione che ci proviene poi da un apparato normativo come il decreto Urbani, probabilmente in certe parti d'Italia si continuerebbe ad avere comportamenti non sempre ortodossi, non sempre attenti alla sostenibilità, alla conservazione del paesaggio. Poi queste cose qui ne parliamo un attimo dopo. L'architetto Campus è qui in qualità di relatore. Gianni Campus in questo momento, oltre che docente della Facoltà di Architettura, è anche l'assessore all'ambiente e all'urbanistica di Cagliari e quindi sta vivendo, penso, una situazione abbastanza difficile per l'interpretazione, per l'applicazione soprattutto e per avere certezza su alcune condizioni che ci provengono dagli adempimenti nei confronti del piano paesaggistico regionale, nei confronti di decisioni urbanistiche di uso e trasformazione del territorio del Comune di Cagliari. Gianpaolo Marchi e Emanuela Abis, che sono altri relatori della giornata, non a caso sono anche docenti della nostra Facoltà di Architettura, ma anche sono stati assessori all'urbanistica di Cagliari, quindi hanno una consapevolezza di argomentazioni di questo genere per averle vissute anche in un momento abbastanza, direi, di ricomposizione di alcune idee dell'assetto della città di Cagliari. Di tutto questo poi tratteremo anche nella tavola rotonda di questo pomeriggio con una particolare attenzione verso quelle che sono i nodi da sciogliere probabilmente dell'applicazione, delle attenzioni che ci pone un piano paesaggistico regionale abbastanza complesso, soprattutto nel suo apparato di norme tecniche di attuazione, e quindi cercare un po' di dare qualche certezza, qualche sicurezza ai nostri uditori di oggi, che in gran parte provengono proprio dall'amministrazione regionale, in quanto dirigenti o funzionari o tecnici, dalle strutture dell'apparato delle sovrintendenze archeologiche ai beni culturali, della provincia e dei comuni, cioè tutti coloro che poi dovranno essere in grado di partecipare con le amministrazioni comunali in questa nuova ipotesi di attenzioni particolari per il territorio che vede sulla base della conoscenza e quindi della valutazione delle criticità, ma anche dei valori del contesto, le proposizioni sostenibili per l'uso del territorio. Quando parlavo di copianificazione, noi abbiamo già sperimentato alcune di queste condizioni, però sicuramente bisogna riflettere su questioni fondamentali che sono appunto quelle della partecipare a dei tavoli con la sicurezza e con l'autorità e con le deleghe necessarie, cioè quando si esce dall'amministrazione
dimensione dei tavoli concertativi che si aprono, badate bene, soprattutto per i valori paesaggistici, anche in situazioni che possono essere di microambiti che possono diventare risolutive caso per caso oppure per ambiti territoriali della città e costituire quindi una variante allo strumento urbanistico locale. Allora io lascio la parola al dottor Franco Meloni che è qui al tavolo con me per proporre a voi un saluto ma anche per spiegare un po' quelle che sono state diciamo la prima idea di questo percorso formativo di Itaca che poi ha virato a un certo punto proprio per consentire una ragionevole forma di apprendimento, di sperimentazione dell'applicazione delle regole del piano paesaggistico alle nuove condizioni che venivano apposte poi alla gestione dei piani urbanistici comunali. I moduli di questo percorso che è stato lungo, direi oggi si conclude, mi pare l'ultimo modulo che è proprio questo dei paesaggi urbani con questo seminario, attraversato diciamo il tempo, le messe a punto di tutta una serie di problematiche che sono emerse poi anche nell'uso di questa strumentazione innovativa e sicuramente diciamo deve, speriamo, abbia prodotto una forma diciamo di avanzamento del sapere non soltanto tecnico ma anche di quelli poi legati alla possibilità di governare il territorio da parte degli enti locali. Allora, il dottor Meloni è il direttore di Unicafor, diciamo l'espressione quindi della formazione di questa struttura. Grazie professor De Plano, innanzitutto porto a tutti voi convenuti, a chi viene da fuori Sardegna e agli allievi, tra virgolette, i partecipi di Itaca, il saluto del magnifico rettore, il professor Pasquale Mistretta, che non è con noi perché per una leggera indisposizione, ma si scusa e comunque mi ha chiesto di portare appunto il saluto a tutti voi. Io qui non parlo, evidentemente non ho nessun titolo rispetto alle tematiche di questo seminario, di questo convegno, che ha un titolo intrigante, il riconoscimento dei valori del paesaggio come presupposto delle scelte del piano urbanistico, richiamarsi ai valori è sempre importante, bisogna avere sempre dei fari, dei riferimenti, ce ne dimentichiamo spesso quando siamo impegnati in maniera faticosa a interpretare le regole e spesso ci dimentichiamo il senso, l'indirizzo, la linea che dobbiamo ottenere e di cui le regole dovrebbero essere appunto applicazione e quindi a volte c'è un'inversione rispetto a questa priorità, a questa gerarchia, prima i valori, poi le regole. I valori, sui valori bisogna anche molto mettersi d'accordo, discutere, parlarne, invece probabilmente si oscura questo lato importantissimo. E detto questo, io invece sono un esperto di formazione, come ha detto il professor Giancarlo Del Plano, sono direttore di una struttura dell'Università di Cagliari che si occupa della formazione permanente. Ecco, su questo vorrei spendere qualche parola, poco, ma mi sembra importante farlo perché è stato notevole l'impegno dell'Università e bisogna anche discutere come l'Università può proseguire in questo impegno. Gli inglesi dicono che vi sia una terza missione dell'università che si affianca a quelle tradizionali della ricerca scientifica, quindi della produzione del sapere, e poi quella del trasferimento del sapere, quindi dell'insegnamento e della formazione, le due grandi missioni dell'università. Viene individuata questa terza, neanche altre missioni dell'università, non so se ci riferiamo per esempio alla salute, o ci riferiamo quindi molti altri impegni, però questa terza missione che viene individuata è questa del trasferimento dei saperi dell'università, della ricerca scientifica per lo sviluppo dei territori, per il benessere della popolazione, per sviluppare la società in tutti gli aspetti.
Ora, questo è sempre stato, se vogliamo, un impegno dell'università, perché questa idea dell'università turris-eburnea, dell'università distaccata dalla realtà, e poi non è così, l'università è sempre stata molto presente, il prezzemolo a volte anche fin troppo, però è richiesto all'università oggi un compito più esplicito, più decisamente impegnativo di intervento nel territorio. L'università viene criticata anche giustamente per una certa autoreferenzialità, cioè di suonarsela, cantarsela, quindi di avere, di non avere, di avere poca resa di conto delle cose che fa nei confronti del territorio, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato che la finanzia in grande parte e così via. E bisogna dire che c'è anche del vero in questo, quindi questa richiesta della società della conoscenza, l'università ha un ruolo importantissimo, lo deve esercitare tutti, deve dimostrare che quello che fa ha un'utilità. Sappiamo che la ricerca scientifica può non avere anche ritorni immediati, vi sono esempi nella storia di ricerca che hanno dato il loro risultato solo dopo decenni dalla loro, dalle scoperte dell'innovazione, però è giusto che una parte consistenza della ricerca dia dei risultati tangibili, concretamente tangibili, che i cittadini possano verificare che l'università è un valore aggiunto, è una risorsa che entra in gioco rispetto allo sviluppo. Non esiste nei paesi avanzati sviluppo slegato dal trasferimento tecnologico e quindi dall'innovazione che diventa il motore della crescita dell'economia e delle comunità. E quindi questo è un... che cosa facciamo allora? Si potrebbe dire che siamo inadeguati, che siamo indietro, però bisogna dire che l'università sta creando attraverso gli spin-off, attraverso i centri di competenza tecnologica, attraverso proprio la formazione nel territorio, moltissime occasioni per essere in controtendenza rispetto a questa autoreferenzialità e per invece essere all'altezza di questa missione che gli è richiesta dalla società. Situiamo l'intervento come quello di Itaca in questa terza missione dell'università, è un'attività di tipo formativo anziché nella seconda, nella missione della formazione, con cui evidentemente c'ha dei legami ben precisi come la ricerca, la situiamo proprio nella voce impegno per la crescita dei territori. E Itaca, che è un progetto di formazione consistente, vi ho due o tre cose, insomma, perché lo conoscete benissimo, soprattutto per chi non viene da, ecco, i colleghi che vengono da fuori Sardegna. Itaca è un intervento consistente, coinvolge 650 dipendenti delle amministrazioni pubbliche della Sardegna, vi sono 31 classi, 15 nell'ambito dell'Università di Sassari, 16 nell'ambito dell'Università di Cagliari. È stato un intervento che si è articolato sul territorio con attività di circa 500 ore, 422 per l'esattezza, di aula e di laboratori, con attività anche di FAD, di learning, e con attività come questa attuale seminariale che, diciamo, costituisce un riepilogo, se vogliamo, delle attività fatte durante tutto il percorso formativo, ma costituisce anche un modo di una fase di apertura e di comunicazione delle cose che si sono fatte, delle prospettive che si hanno per il futuro. E l'università, diciamo che abbiamo avuto tre fasi in questo Itaca: una fase di, come nell'innamoramento, una fase, diciamo così, di grande entusiasmo all'inizio, una fase di stanca successivamente, dovuta anche alla difficoltà dei dipendenti pubblici di essere assidui per ragioni il più delle volte più che giustificate, perché insomma abbiamo attuato un intervento formativo proprio nel momento in cui partiva e veniva approvato il piano regionale paesaggistico, insomma, quindi vi sono stati problemi anche di impegno concreto, raddoppiato
accoppiato da parte dei dipendenti pubblici, e poi però una fase di ripresa, di attenzione, che è questa, in cui praticamente i seminari hanno avuto una larghissima partecipazione di tutti gli allievi, diciamo i colleghi delle amministrazioni, e quindi questo insomma è un buon segno rispetto alla ricaduta che concretamente la formazione può avere nelle amministrazioni, ma anche di iniziative nuove che possono essere assunte, diciamo correggendo anche il tiro rispetto alle impostazioni e modificando anche appunto delle regole sulla formazione. Ecco, sentiamo la Itaca dentro questo obiettivo dell'Europa, le 3L, Long Life Learning, cioè l'apprendimento in tutte le età, in tutte le fasi della vita, che è poi diciamo la chiave del successo appunto delle società avanzate. Diciamo che l'università segna anche un'inadeguatezza rispetto a questa nuova missione, questo nuovo impegno che gli è richiesto l'educazione degli adulti, perché l'università molto dal punto di vista soprattutto della didattica è tradizionalmente diciamo calibrata rispetto alle esigenze delle giovani generazioni. Beh, invece c'è questa nuova esigenza che richiede anche un adeguamento dell'università. Lo diciamo perché anche con il vostro contributo diciamo di allievi dei corsi, l'università può anche migliorare la sua capacità di rispondere a questa esigenza. Vedete, in questo periodo in cui l'innovazione e la creatività diciamo hanno molta tirano insomma, ci sono dei teorici che hanno fatto anche molta fortuna. Per esempio ne cito uno, Edward De Bono, la teoria dei sei capelli, cioè bisogna creare pensiero laterale, non bisogna fermarsi. Ma lo dico in un ambiente in cui certo sono gli urbanisti che insomma sono creativi quasi per definizione, gli urbanisti e gli architetti. Però l'università ha bisogno di mettersi un cappello diverso dal cappello, forse cito un fatto in fuori corso, sono un problema drammatico per l'università italiana. I rettori dicono abbiamo il problema di fuori corso, se ci si mette un cappello in testa diverso, si dà una lettura diversa, i fuori corso sono una ricchezza per l'università italiana. Certo, sono una disgrazia se lo si vede rapportato alla questione dei giovani. I giovani devono fare l'università nei percorsi dati dai piani di studio e basta, e poi devono laurearsi in tempo, e sono un problema chi non si laurea in tempo. Invece sono una ricchezza se si vede che molti di questi del fuori corso, molti, non so esattamente quanti, ma a Cagliari abbiamo diciamo circa 12.000 rotti fuori corso, non sono ragazzi che sono in ritardo nello processo formativo, ma gente che si riscrive all'università per avere un contatto con la città della conoscenza, per avere una possibilità di cambiare lavoro, per avere la possibilità di percorsi innovativi di vita e di lavoro. Questa lettura è profondamente diversa della lettura drammatica che danno i rettori e la CRU di questo. Ma è evidente che l'università però non può intervenire con i suoi sistemi tradizionali nei corsi di laurea per rispondere a questa esigenza. Cioè abbiamo una riserva anche, vedete, dal punto di vista economico, dal punto di vista tra virgolette commerciale, di gente che ha perfino risorse che può dare all'università in cambio dei servizi del trasferimento di conoscenze dell'università. Questo aspetto non si vede. È evidente che a trattare questi statisticamente in modo diverso, perché altrimenti diciamo così costituiscono un problema per quanto riguarda la produttività dell'università per il giorno, ma bisogna trattarli anche con strumenti diversi. Quali sono gli strumenti? Il centro Unicafor, certo è uno strumento, solo una fondazione universitaria che si crea solo per affrontare queste cose, certo è uno strumento. Queste sono diciamo iniziative che noi pensiamo di portare avanti all'università sulla base anche di questa esperienza, l'esperienza di Itaca.
Quindi come continuare, come può continuare l'università? Avere un ascolto delle esigenze delle persone, per esempio del mondo degli adulti, e il nostro è sempre più, per certi versi purtroppo, molto di adulti, un mondo di persone che cominciano a avere, che hanno una certa età, e che quindi che però vogliono rimettersi in gioco, ascoltare le esigenze, però avere la capacità di utilizzare le ingenti risorse pubbliche che mette a disposizione, soprattutto l'Europa per il tramite delle regioni, il Fondo Sociale Europeo, lì Itaca è un intervento finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e altre risorse che saranno messe in campo nella programmazione 2007-2013. Tanto per darvi un'idea, solamente in Sardegna nel settennio sulla questione di capitale umano, quindi di adeguamento delle competenze, diciamo, sia dei giovani che degli adulti, vi sono 791 milioni di euro da utilizzare nel settennio, che si aggiungono ad altri interventi molto particolari, molto specifici, che vengono fatti, finanziati anche dall'Unione Europea. Allora, ci può essere questa una conclusione, un Itaca 2? Sì, possiamo discutere, si parlava prima con il professor De Plano, è possibile che venga tradotta questa esperienza, che aveva anche dei limiti nella regolamentazione della tradizionale della formazione professionale. Ci può essere attraverso, per esempio, la creazione di master nelle due tipologie di nella tipologia tradizionale del master universitario, ma anche nella tipologia dell'executive master, che è quello, diciamo, che molto si costruisce sull'esigenza del lavoratore, del pubblico dipendente piuttosto che del professionista, del lavoratore, che quindi si svolge anche in orari che vanno fuori dagli orari tipicamente universitari che sono per i giovani. Insomma, questo impegno dell'università, anche di CEP, e l'abbiamo dimostrato, ma secondo me, lo dico forse come persona interessata, quindi non posso essere su questo, diciamo, sono di parte, ma Itaca, con tutti i problemi che ha avuto, non poteva che essere fatto dall'università, e qui apro una nota, chiudo di polemica: moltissimi interventi che vengono fatti sulla formazione vengono affidati a terzi che sanno fare dei progetti e poi sono un disastro nella realizzazione. L'università è qui, l'università è in Sardegna, l'università è internazionale, quindi può utilizzare, come fa e come dimostra anche l'intervento di oggi, competenze che sono anche fuori dal suo corpo docente, perché ha tutti i legami possibili, tutte le competenze possibili, quella che non ce le ha rapidamente se le può acquisire, e quindi è l'università che deve assumere su di sé questa missione dell'alta formazione per il mondo, per gli occupati, per il mondo degli adulti, oltre a quella tradizionale delle giovani generazioni. Insomma, siamo in una fase chiusa, in una fase di valutazione, dobbiamo valutare le cose che abbiamo fatto, il significato di dare valore alle cose che abbiamo fatto per poterle anche rilanciare, per poter, diciamo, aggiustare il tiro e fare delle cose nuove. Questo dei master è uno degli sbocchi che può avere il nostro impegno su Itaca, insieme alle altre iniziative che d'altra parte abbiamo anche in corso. Adesso c'è qui la professoressa Manuela Ave, su questa interessantissima iniziativa sul territorio della Marmilla. È una delle iniziative che entra subito in contatto con Itaca e quindi diventa integrata nel percorso di Itaca. Cito l'iniziativa del professor De Plano, che sulla partecipazione dei cittadini, e non solo quelli dei diretti interessati, alla pianificazione urbanistica e al disegno del territorio. Ecco, sono iniziative che appunto danno la dimensione di che cosa l'università può fare di diverso rispetto alla tradizionale intervento in cui c'è meccanicamente, si pone l'obiettivo formativo e poi il suo raggiungimento e poi chi si è visto si è visto. L'università c'è e può essere impegnata e ha tutte, non solo le competenze, anche le risorse che evidentemente gli derivano fondamentalmente dai fondi europei, ma anche l'impegno e la volontà dei docenti, del personale, di tutti quelli che fanno l'organizzazione universitaria. Io vi augurerei buon lavoro, vorrei però
ricordare che l'anno 2009 sta per essere proclamato dall'Unione Europea l'anno della creatività e dell'innovazione, e che diciamo su questa questione arriveranno anche fondi, ma insomma al di là di questo pensiamo di avere tutta le carte in regola per poterci cimentare anche su questo terreno quanto e di più di quanto abbiamo fatto finora, perché abbiamo tutte le potenzialità sempre avendo come punto di riferimento ai cittadini era il fatto che noi lavoriamo fondamentalmente per il benessere e per lo sviluppo delle nostre comunità. Buon lavoro a tutti.